Michela Del Piero, ex assessore con la giunta Illy al bilancio al patrimonio, attuale direttore della Banca di Cividale, Presidente. presidente, sì, giusto, e anche vicepresidente dei cittadini. Sono No. anche presidente della banca perché mi dicono già che faccio tutto in Ecco, banca. e a proposito di banca, quando scade il mandato? Scade a breve, sono Ecco. proprio in scadenza con l'approvazione di questo bilancio 2018. Le intenzioni quali sono? Riproporsi? Ce lo può dire? Vado a giorni alterni, sai, per cui non so che giorno è oggi Ah, ho capito. veramente. In linea di massima direi di sì perché per come sono fatta io, insomma, mi piace iniziare e concludere delle E cosa vuole esperienze. concludere nella banca di Cividale? Allora ho preso la banca in una situazione critica, oggettivamente critica, in un momento particolare, insomma, è sicuramente quella fase è superata, per cui potrei già dire, che un primo passo è stato fatto. Mi piacerebbe, lasciarla in ricchezza e prosperità, con i soci contenti che riescono a vendere le proprie azioni e le quotazioni delle azioni in risalita. Questo sarebbe il mio obiettivo, Ecco, insomma, per fare questo ci vuole ancora un momento di tempo. ieri con gli annunci del DEF non sono arrivate bellissime notizie per le banche, si parla di tassazioni maggiori, è preoccupata? Ma cosa devo dire? Sì, se ancora il governo non ha capito che i veri poveri sono i banchieri ormai e le banche Ma se lo sono. dice agli italiani, forse. Lo so, però io credo, insomma, l'abbiamo sempre fatto, anche quando facevo politica bisogna dire la verità, no? Allora, le banche oggi veramente sono le vere povere, non fanno reddito. Se io penso alla mia banca, ma tutto il sistema bancario italiano, noi abbiamo dato nell'ultimo triennio quasi 20 milioni di euro per il salvataggio delle altre banche, per salvare i cittadini alla fine, perché Sì. per chi, no? Che poi sarebbero, per la mia banca, sarebbero 20 milioni di dividendi per i soci o di patrimonializzazione per la banca o metà e metà, quello che si voleva fare. Quindi sono soldi sottratti ai nostri soci, però per il bene comune, perché, per fare in modo che gli altri risparmiatori non vedessero spariti i propri soldi. Di questo però un minimo di considerazione, di rispetto e di riconoscimento, ecco, del lavoro fatto, secondo me il governo forse poteva averlo senza andare poi ad aggiungere un ulteriore balzello, Ecco, a queste ricche e con lo banche. spread che minaccia salite impennate, ci sono problemi per l'acquisto dei titoli di Stato? Allora, le banche sono tutte cariche di titoli di Stato, Sì. evidentemente, chi più chi meno, con duration diverse, quindi con impatti diversi. Però è evidente che c'era un articolo oggi, mi pare, sul Corriere della Sera o ieri, adesso non ricordo, che dice che le banche corrono a vendere i titoli di Stato, d'altra parte devono salvare i propri bilanci, ma chi comprerà questi titoli di Stato? No? Comunque, lei resta Quindi. ottimista per il futuro della Banca di Cividale. Io resto ottimista, devo restare ottimista per il futuro del paese, altrimenti ce ne andiamo subito. I problemi che ha la banca di Cividale sono i problemi di tutte le banche in generale e delle banche più piccole in particolare, per cui è evidente che è un problema di sistema, non è un problema della banca di Cividale, che poi ha anche dei problemi soggettivi che derivano dal passato e che in 3 anni non si risolvono totalmente. Però il problema è sistemico, per cui o vogliamo risolverlo, riusciamo a risolverlo in maniera sistemica, oppure sì, non c'è più spazio per queste banche. Ecco, lei è stato stata commissario liquidatore delle Lotterie Friulane. Ecco, alla luce delle buone performance che adesso la Lotteria Friulane sta effettuando, c'è un po' di pentimento, il pensiero retroattivo che si sarebbe potuto fare, non so, una cordata friulana, salvarla qui in loco, mantenerla qui in loco, anziché cederla come è stato. No, io sono felice di quell'operazione, credo sia stata la più bella cosa che ho fatto per questa regione. Addirittura, perché? Perché la Lotteria Friulane non aveva alcuna possibilità di uscire da sola da quella situazione, non c'era l'imprenditore, era un consorzio Ma evidentemente se in si fosse fatta cui. la cordata, come? Accordata di chi? Non c'era nessuno che avesse la forza finanziaria per assicurare i posti di lavoro, perché lì c'era un tema di posti di lavoro interni, di Lotterie Friulane, più tutto l'indotto dei fornitori allevatori. Per cui parliamo di quasi 500 posti di lavoro tra diretti e indiretti.
Non esisteva un soggetto locale friulano in grado di mettere il capitale necessario in quel momento per far ripartire la macchina e assicurare questa riuscita. Peraltro gli investimenti fatti nel passato erano ottimi, l'impianto industriale è eccellente e quindi era l'azienda proprio perfetta per essere venduta sul mercato a un buon acquirente ad un prezzo corretto. Quindi in questo caso il gruppo Parmalat è stato un partner mi ha dato subito una sicurezza soprattutto sulla tenuta dei posti di lavoro perché è un impegno che si sono presi in e che hanno mantenuto. È stata vissuta come l'ennesima svendita dei nostri patrimoni, ce ne sono stati molti altri, lei cosa replica che non è vero? Diciamo che lì non c'era un first best, il second best era il mantenimento dei posti di lavoro, l'altra scelta era far crollare tutto, cioè non c'era la possibilità di mantenere i posti di lavoro e mantenere l'azienda in mani friulane. Non c'era un partner friulano più, non esisteva un altro partner friulano in grado, abbiamo visto cosa è successo no? Ad altre realtà del settore, purtroppo è successo questo, insomma, poi lì c'era stato anche lì la problematica relativa alla trattativa con Granarolo precedente andata male, poi lo scandalo aflatossine, quindi il ritiro del marchio UE e quindi l'uscita delle latterie friulane dal mercato per 2 mesi, un prodotto fresco che esce dagli scaffali del supermercato per 2 mesi, io vi assicuro che sono andata in giro per 3 mesi io personalmente a rivendere latte friulano. Quella vicenda oggi, il tessuto economico, produttivo, industriale del Friuli, come lo vede? Migliorato, in affanno ancora? Ancora in affanno. Ancora in affanno. E la crisi ha colpito duramente la nostra regione. È arrivata più tardi rispetto alla crisi mondiale e pensavamo forse di esserne fuori, invece ci ha colpito veramente duramente. E forse in alcuni aspetti abbiamo dimostrato alcune carenze che il sistema imprenditoriale locale aveva. Sicuramente carenza di patrimonializzazione, ma quello è un problema che hanno tutte le piccole e medie imprese italiane. Noi abbiamo i casi di imprese povere e imprenditori ricchi, perché gli imprenditori molto spesso non lasciano dei soldi in azienda, non la patrimonializzano, non abbiamo neanche mai avuto disposizioni legislative tali da incentivare la patrimonializzazione dell'azienda, per cui tutto un insieme di concause, le nostre imprese sono state sempre sottocapitalizzate e la crisi le ha trovate sottocapitalizzate. Al di là di questo, il piccolo e bello, oggi abbiamo visto che non sempre è piccolo e bello e quindi il fatto della dimensione, il fatto delle competenze, del know-how, dei problemi di successione generazionale hanno dimostrato un tessuto piuttosto fragile e non in grado di affrontare una crisi lunga come quella che è già contraddistinto. Da quello che io posso vedere col panorama delle 2 regioni con cui lavoro, Friuli Venezia Giulia e Veneto, il Veneto oggi è ripartito sostanzialmente, il Friuli Venezia Giulia ancora no. E ce la farà ripartire oppure non vede grandi scenari all'orizzonte? Non tutti, qualcuno sta andando molto bene, la crisi ha fatto spietatamente, lo dico, manca un po' di pulizia. Selezione. Diciamo. Selezione. Selezione per cui... La crisi darwiniana. Sì. E in questo caso il più forte, il più bravo, il più competente sopravvive e lascia spazio anche agli altri. E quindi, però c'è molto da fare ancora in tema culturale proprio, io credo. Cambiamo argomento. Andiamo alla Del Piero politica. Nel 2003, se non vado errato, con i cittadini per il presidente, capitanati come adesso da Bruno Malattia, l'avvocato Provenose, lei diventa assessore con la giunta Elli. Nel 2004. 2004. Che cosa ricorda quell'esperienza? Una bellissima esperienza. Io poi non faccio politica per professione, l'ho fatto un piccolo episodio della mia vita che è durato. È durato, sì. E mi ha insegnato tante cose anche e trovo che chiunque forse dovrebbe fare un'esperienza politico-amministrativa perché poi insomma ma perché avete perso nel 2008? Perché abbiamo perso? Avete sottovalutato un po' l'avversario? Non credo che l'avversario fosse particolarmente temibile sinceramente e io credo che siano state fatte delle riforme importanti in quel periodo, forse mal comunicate,
poco capite dalle persone, perché effettivamente alle volte si possono fare delle cose anche molto belle e molto importanti, ma se nessuno capisce che le stai facendo, che tipo di impatto hanno per la loro vita quotidiana. E poi non avevate i selfie quella volta, come adesso che si fanno le auto-interviste. Sì, 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 noi non siamo mai andati in costume da bagno, a dire il vero, a farci fotografare. Avevamo un altro standing, neanche sul balcone, no. Ecco, ma sono contenta di questo. Sì, lei è rimasta comunque dentro, all'interno di questo movimento, no? Oggi cos'è il movimento? Cosa rappresenta? Chi siete ancora? Oggi siamo anche un po' alla ricerca di un'identità, ancorché il concetto del civismo, ma insomma l'ha dimostrato anche Bini e il progetto FVG, è un tema che in qualche maniera si dimostra trasversale, al di fuori degli schieramenti politici, e può essere vincente, insomma. Per cui noi ci siamo sempre schierati in un civismo di centrosinistra, sì, sostanzialmente in uno schieramento ampio, come era lo schieramento che sosteneva la nostra giunta, e per cui avevamo la nostra collocazione. Poi diciamo ricordiamo che egli ha governato con Rifondazione Comunista, appunto, che oggi ogni tanto ci penso e dico ma come fosse uno scenario che veramente sarebbe incredibile, però insomma devo anche dire che poche sono stati i momenti di tensione, erano anche qualche volta divertenti in giunta. Incredibile, però per gli europei si profila uno schieramento che va da Macron, passa per Podemos, per Tsipras, SPD, Verdi, PD e tutta questa galassia di ciò che resta del centro-sinistra europeo. Vediamo se ce la fanno. Speriamo che ce la facciano, cosa devo dire? Sarebbe bene riprovarci, insomma, no? Vedere. Comunque la nostra, io credo sia stata un'esperienza vincente, perché comunque era quella volta lì, c'erano ancora i DS e Margherita, non c'era il PD. Certo. Per cui anche queste due anime che poi si sono fuse ma con dei grossi problemi a freddo, probabilmente. Senta, a proposito di progetto FVG, vi toglie erba sotto i piedi o lo sente come un competitor, oppure è un elettorato diverso? Credo sia un elettorato diverso. Infatti devo dire che anche i risultati che noi abbiamo fatto nell'ultima competizione elettorale sono stati superiori alle aspettative, e comunque non in discesa libera come tutto il resto del centro-sinistra. Noi abbiamo una sorta di elettorato un po' fisso, standard, no? Che un certo zoccolo duro, che quindi insomma si è dimostrato abbastanza fedele. Io credo che ci possa, come dicevo prima, il civismo un po' trasversale, però è anche vero che ha delle diverse anime, insomma, per cui credo che possa convivere e coesistere proprio il progetto FVG anche con i cittadini. Ecco, magari possiamo anche trovare delle progettualità in comune da portare avanti. Ecco, insomma, a proposito di progettualità comuni, c'è il sindaco di Parma, l'ex pentastellato Pizzarotti, che si sta muovendo a livello nazionale, sta pensando a un movimento trasversale dei sindaci. Voi avete qualche collegamento? Avete intenzione di sentirlo? Non abbiamo per adesso nessun collegamento, un'idea che aveva Malattia ancora a suo tempo, il discorso di creare il civismo nazionale, insomma, che poi non è partito, che però forse potrebbe essere anche una risposta in questo momento ai pentastellati, che possa avere un senso, insomma. Quindi, ecco, in vista delle amministrative del prossimo anno, ci sono diversi comuni importanti, sì, che vanno al voto, voi ci sarete? Noi ci saremo, abbiamo un consiglio proprio a fine mese, nel quale cominceremo già a vedere quelli che sono gli appuntamenti. I cittadini saranno attivi sul territorio? Ci saranno, abbiamo ancora due consiglieri regionali, insomma, abbiamo fatto ancora gruppo, in questo momento di crollo totale, insomma, ce l'abbiamo fatta dal 2003 che esistiamo, insomma non è un'esperienza da buttare via, 15 anni in consiglio regionale, insomma 5 più 5 in giunta, perché eravamo presenti in giunta anche la scorsa volta, per cui insomma credo che sia una tradizione da portare avanti. Un giudizio sull'operato della giunta Serracchiani, che era pur sempre una giunta di centro-sinistra, è possibile fare una comparazione con quello che fu invece il governo Illy? Sì, io credo che anche la giunta Serracchiani abbia fatto delle cose molto importanti che non le sono state riconosciute. Penso ad esempio a tutto il tema della logistica, perché Porto di Trieste, terza corsia, numero uno, terza corsia. Aeroporto, perché io ancora non capisco, io prendo l'aereo una volta alla settimana, ma i nostri cittadini Friuli Venezia Giulia continuano ad andare a Venezia pensando che non esistano degli aerei all'aeroporto di Ronchi. Se uno va all'aeroporto di Ronchi lo trova un aeroporto trasformato, tanto più che adesso con c'è moltissimi anche il voli, con un collegamento, io domani vado a Milano con l'aereo la mattina e poi torno alle 6 di sera, sono qua con il treno.
Questo, insomma, io dico, chi l'ha fatto? Non l'avevamo fatto neanche noi, se devo dire, proprio perché non c'erano in quel momento, c'era il consorzio, c'era, sì, non c'era la configurazione corretta dal punto di vista politico, però non eravamo riusciti a smuovere neanche noi il tema dell'aeroporto. Per cui, che per noi oggi collegare il Friuli Venezia Giulia con il resto del mondo credo sia proprio l'ABC per poter ricominciare a parlare dei temi di cui parlavamo prima, no? Per cui lei è partita giustamente dal tema collegamenti. Dopodiché riforma sanitaria, riforma UTI, queste sono state due riforme poco capite, soprattutto quella delle UTI, mal trasmesse sicuramente. Forma sanitaria forse non era tutta da buttare, già che adesso la stanno riciclando, dopo aver detto che per tutta la campagna elettorale che l'avrebbero distrutta, adesso mi pare che Saro abbia deciso che poi non era così male, anche perché decide Saro, no? E che cosa pensa di Saro, che è riemerso? Ma se non muoiono ritornano, per cui insomma il nuovo che avanza mi fa piacere. Ho capito, con molta Senta, un giudizio su Renzi, che era un cugino vostro da un punto di vista dello schieramento, che cosa pensa di questo leader che a un certo punto pensava di avere l'Italia in mano, 40% poi, e poi ha cominciato a erodere tutto un patrimonio di voti e di storia anche. Io sono oggi devo essere assolutamente proprio non popolare, devo dire che sono una renziana convinta e non lo ero all'inizio, non sono stata. Ho fatto un percorso inverso a tutto il resto degli italiani. E ha fatto delle manovre economiche, e il suo governo, poi Gentiloni, Calenda, che è stato un ministro eccezionale, che non sono stati fatti negli ultimi 20 anni in Italia. Tutto quello che è stato fatto per l'industria 4.0 avrebbe potuto far ripartire questo paese. Per cui io dico bravo, 10. Dopodiché come si è riuscito a disperdere? Questo perché poi alla sinistra siamo molto bravi a farci del male da soli, perché se uno riesce a coagulare qualcosa c'è qualcun altro che deve per forza disfarlo. Chi vedrebbe come futuro leader? Sempre Renzi oppure un volto nuovo? Calenda per esempio le piacerebbe? Calenda mi piacerebbe da pazzi, sì, ma anche Renzi, io sarei di quei pochi però, che porterebbero ancora avanti Giusino, Renzi. Però, probabilmente, no? Probabilmente ha qualche problema caratteriale che magari forse fa bene espiare adesso per poi tornare, spero io, perché ai numeri insomma lo ha dimostrato di avere. Domanda inevitabile, un giudizio su questo governo giallo-verde, dal suo osservatore non tanto politico quanto economico professionale. Allora, lasciando perdere quello politico, devo dire che dal punto di vista economico professionale non ho mai visto niente del genere, è un flagello. Più nello specifico per spiegare, insomma, ogni volta che parlano ci costa qualche miliardo, per cui sì, costa ai cittadini qualche miliardo. Sarebbe bene, ecco, che parlassero di meno. Flat tax, Fornero e reddito di cittadinanza, qual era la peggiore di queste tre riforme secondo voi? Non mi dica tutte e tre, ma una proprio la peggiore. Beh, diciamo dal punto di vista concettuale, il reddito di cittadinanza è qualcosa che, poi peraltro per il suo compagno di viaggio, che è la Lega e che sono i laboriosi veneti, la vedo qualcosa di veramente obbrobrioso, soprattutto in un momento in cui leggiamo tutti i giorni sul giornale, e io lo provo tutti i giorni nella realtà, da noi disoccupazione non c'è sostanzialmente, per cui la gente non lavora perché non vuole andare a lavorare. Per cui noi diamo anche il reddito di cittadinanza a quelli che non vogliono. O che magari lavorano nel nero. O che lavorano nel nero, da altre parti d'Italia magari lavorano nel nero, o forse anche da noi lavorano nel nero. Insomma, per cui questo lo trovo dal punto di vista concettuale veramente una cosa diseducativa al massimo. Allora, se è vero che il governo queste falle, questi problemi, che lei dice molto grossi, centrosinistra cosa deve fare per riacquistare credibilità e soprattutto per farsi riascoltare dalla gente, perché ormai la gente non ascoltava più il centro-sinistra? Sì, diciamo, secondo me il grosso problema, almeno qui da noi, del centro-sinistra è che i provvedimenti che ha fatto sono stati buoni sia a livello regionale che a livello di governo, ha voluto negare che esista un problema di immigrazione. Credo che si sia giocato tutto su quello. Almeno quindi qui. Sulla sicurezza, sulla sicurezza, sicurezza. Sì. Poi dire che effettivamente il problema non c'è, è sotto controllo, e comunque c'è lavoro per tutti. Forse anche qualche ok di troppo a Bruxelles? Beh, questo è un tema che viene più da lontano, sinceramente. Noi a Bruxelles siamo andati impreparati da tanti anni,
noi mandiamo lì quelli che non vogliono restare qua, no? Cioè, dice la rappresentanza parlamentare. La nostra rappresentanza, per cui avremmo dovuto mandare i nostri migliori lì, ma da tanti anni, cioè, adesso ormai quello che succede, succede, sinceramente, cioè, stiamo subendo decisioni, cioè, che sono state prese qua solo e ratifichiamo. Il Parlamento europeo è una crisi di rappresentanza. Beh, direi, credo di sì, almeno per quanto riguarda il nostro paese, ma mi sembra di capire anche per gli altri paesi, insomma, quindi... Ricominciamo da dove siamo partiti, quindi la Del Piero nel 2020, Civibank oppure un posto in politica di nuovo? Dipenderà se avrò risolto il mio problema. Una volta che risollevo le sorti della Civibank, torno volentieri a fare altre cose, che può essere anche la politica, che è un grande amore che non voglio dimenticare. Va bene, grazie e buona giornata.